Io sono Mattia Riami, sono un illustratore, sono di Venezia. Mi è piaciuto molto partecipare a Sprints perché ho conosciuto altri illustratori e questo è sempre molto bello nel nostro lavoro, conoscerci di persona. È una bellissima esperienza perché è molto creativa, è stimolante, abbiamo visitato dei posti bellissimi, compreso questo in cui disegniamo. È tutto fantastico, quindi da rifare. Il mio rapporto con il cambiamento climatico è difficile da definire perché è un tema difficile da affrontare, quindi io provo nella mia vita di tutti i giorni a fare dei piccoli gesti quotidiani. Tanto vivo a Venezia, quindi vado a piedi, zero macchina, vado a piedi, fuori Venezia andavo in bici e adesso vado a piedi. Poi sarà una banalità, ma cerco di fare la differenziata, perché magari poi tutti lo dicono ma poi non lo fanno, e quindi cerco di fare questi piccoli gesti e cerco attraverso la mia arte, la mia illustrazione, di comunicare messaggi. Quindi questa occasione è perfetta perché ogni volta che posso mettere al servizio di un progetto, di un'idea utile il mio lavoro, ben venga, e il cambiamento climatico è uno di questi. Le mie illustrazioni sono semplici e sono tutte collegate da una palette colore. Ho utilizzato blu, gialli, verdi, che mi ricordano un po' la natura. Sono semplici, dirette, sono relazioni tra l'essere umano e la natura. Rappresento l'armonia, ma anche soluzioni per il futuro, un po' come quelle che raccontavo prima. Semplici gesti. Per esempio abbiamo un ragazzo che va in bicicletta e quindi questo sottolinea il fatto di non utilizzare le macchine, di creare meno smog, e porta il mondo sulle spalle, quindi ha una sua responsabilità, e correndo con questa bicicletta trascina via tutto lo smog delle macchine, quindi lui corre e rimette le nuvole bianche. Un'altra rappresenta degli uomini che danzano con dei fiori, quindi è stare in armonia con la natura, ballare con la natura, quindi sono molto semplici e dirette. Una parola per il futuro, posso dire positività, speranza, però preferisco positività perché speranza è sperare e non fare, quindi rimanere fermi e sperare che accada qualcosa. Forse quindi è meglio positività e azione positiva per il futuro, per il cambiamento.